Ciao, siete Ciao Alessia. stanchi? Io Sì, abbiamo bisogno di rimescolare i due emisferi, quindi. il momento giusto. vi devo ringraziare perché è la prima volta che partecipo e mi sto divertendo un sacco, quindi grazie, è super, Fa veramente. piacere. Siamo proprio contenti di sentirlo. Vai Alessia. Sono pronta. Vai. Allora, di cosa vi parliamo oggi? Fare fresco la parte destra del cervello, cosa significa? Cosa vuol dire? Partiamo dal fatto che io sono passata a fare la freelance a metà del 2020. Bella scelta, complimenti. Io prima lavoravo in agenzia, quindi mi sono ritrovata doppiamente stranita e ci capivo veramente poco. E vedete da questo fantastico disegno che continuavo a guardare il monitor e a parlare solo col monitor e avevo bisogno di trovare un modo per pensare un po' diversamente, per capire come fare a pensare un po' diversamente. E allora io sono un sacco appassionata di neuroscienze, non sono una psicologa, non ne so niente, quindi potrei dire dalle castronerie, so che ci sono degli psicologi oggi, quindi se le dico scrivetemelo e insultatemi perché me lo merito, però cercherò di essere scientifica e attenta a quello che dico. Allora, come è fatto il cervello? Giusto per fare un ripassino, ce lo ricordiamo tutti. Allora, abbiamo due emisferi, quello destro e quello sinistro. C'è il corpo calloso in mezzo che porta le informazioni di qua e di là. Okay. L'emisfero destro governa maggiormente, principalmente, la parte sinistra del cervello, l'emisfero sinistro e la parte destra si crocia. E quello che sappiamo tutti, perché abbiamo letto un sacco di libri tipo quello di Kahneman, eccetera, che la parte destra del cervello è più incline alle situazioni intuitive, creative, più incline all'arte, alla musica, eccetera, mentre la parte sinistra è più analitica, logica, guarda il linguaggio, eccetera, eccetera. Ok, queste cose le sappiamo, le abbiamo ripassate, non le diciamo più. Se io adesso vi chiedessi di pensare qual è il tuo tool preferito, pensateci un secondo, qual è il tuo tool preferito? In questo momento state interrogando molto probabilmente il vostro emisfero sinistro e state pensando a, che ne so, Excel, MailChimp, qualsiasi tool, oppure magari più di uno, perché è possibile che voi non abbiate un preferito, ma comunque lo state cercando di scegliere tramite un processo analitico logico. Se io invece adesso vi facessi un'altra domanda, ed è che emozione stai provando ora? Ecco, adesso state interrogando molto probabilmente invece l'emisfero destro del cervello e tra l'altro non avete idea probabilmente di quale emozione state provando in questo momento, perché ne state provando più di una, non si prova mai una sola emozione, qu quasi mai credo, è una sola emozione nello stesso momento, se ne provano di più, quindi forse avete un po' sete, forse siete un po' stanchi, forse vi è appena arrivata una mail che vi ha distratto, forse state pensando a cosa mangerete per cena. Ci sono tante cose, forse vi state chiedendo chi è questa rimbambita che sta parlando in questo momento, ok? Ci sta tutto, ci sono più emozioni che voi state sentendo in questo momento ed è normale. Vi faccio l'esempio di un'emozione che ho cercato di. Ve ne ho portata una, ce ne sarebbero state 50.000, ok? Fare il freelance genera delle emozioni che prima, che quando non facevo il freelance, non ho mai provato. Ecco. E quindi io gli sto cercando di dare un nome. Una delle emozioni che ho provato da freelance, che prima non avevo mai provato, l'ho chiamata ma che cazzo? Ed è l'emozione che provo quando mi sento stupida perché in una maniera del tutto senza significato, ho deciso in un momento innaturale di ottimismo di fissare una riunione alle 18.15. Sono le 17.40, sono stanca come un asino e non c'ho voglia e sento questa emozione pazzesca e mi chiedo quanto sono idiota, ok? Perché vi sto raccontando questa cosa? Perché imparare a riconoscere le proprie emozioni è super, super, super importante. Perché? Perché le emozioni non è che non servono a niente o servono solo per piangere davanti a un film, ok? Le emozioni servono per farci sopravvivere e per farci scegliere. Quindi il fatto di riconoscere un'emozione ci aiuta e ci guida alla scelta e a volte anche alla sopravvivenza. Questo ve l'ho già detto. Come si fa quindi ad allenare la parte destra del cervello? Co cosa si possono fare? Si possono fare degli esercizi. E adesso ne vediamo quattro.
se ne potrebbero fare tantissimi, ne abbiamo riassunto 4 esercizi. Allora, il primo esercizio che vi consiglio di fare è di fare cose che il vostro emisfero sinistro si rifiuta di fare. Visto che l'emisfero sinistro si rifiuta di farlo, probabilmente riusciremo a farlo col destro, quindi inizieremo a usarlo un po' di più del solito. Adesso, se riesco a inquadrarmi le mani, se ce la faccio, vi faccio vedere una cosa stupidissima che potete fare alla scrivania. Aspettate, facciamo così. Ecco, forse adesso si vede. Ma, ok, proviamo così. Una cosa stupidissima che potete fare alla scrivania è il paradiddle, che è un esercizio che si fa per la batteria. Il paradiddle si fa così. Si dà un colpo con una mano, uno con l'altra, poi due, poi uno, uno, due, uno, uno, due, uno, uno, due. Ok, e parlare mentre si fa questo esercizio, vi assicuro che è difficilissimo, ma ce l'ho quasi fatta. Ok, allora, cos'è successo? In questo momento io ho parlato e quindi ho usato l'emisfero sinistro, ma ho anche fatto un gesto e quindi ho usato contemporaneamente l'emisfero destro. Quindi in questo momento io ho provato a allenare il mio cervello a fare le cose usandoli tutti e due. È una cosa che probabilmente voi non avete fatto mentre io lo stavo facendo, pensando anche che fosse un esercizio stupido. È possibile. Perché? Perché il vostro maledetto emisfero sinistro, che vi governa tutto il giorno, si ribella e non vuole che usiate l'emisfero destro. Almeno, insomma, non sempre, ovviamente sto esagerando. E quindi fare questi esercizi ci può aiutare a fare un po' di allenamento e soprattutto ci resetta un attimo il cervello. Se voi avete un attimo di nervoso, vi è arrivata un'email, una richiesta, una telefonata che vi ha fatto arrabbiare, così, potete andare a fare due passi, potete fare yoga, potete meditare, ma se non vi potete alzare dalla sedia, provate a fare un paradiddle, che male non fa. Ma andiamo avanti col secondo esercizio. Questo giuro che non l'ho cambiato. Oggi quando Ivana Pais ha parlato di reazione a quello che stiamo facendo, al fatto che noi stiamo reagendo a una situazione che ormai è attiva da oltre un anno e che quindi non ci mettiamo a progettare, e io ho pensato, cavolo, almeno non sono l'unica che lo pensa, e mi ha fatto veramente molto piacere. Quando facciamo una cosa, almeno una volta al giorno, un esercizio che possiamo fare è almeno una volta al giorno provare a capire se quello che stiamo facendo è una reazione o una risposta. Una reazione probabilmente determina il fatto che stiamo applicando uno schema che abbiamo già utilizzato altre volte, si fa così, l'ho sempre fatto così, vado avanti così. Una risposta invece determina un'analisi più puntuale, più osservativa, un'analisi magari più introspettiva, un'analisi di come posso farlo diversamente rispetto a come l'ho fatto fino ad oggi, e quindi almeno una volta al giorno per allenarvi provate a dare una risposta invece che una reazione, poi vedrete che lo farete sempre più spesso. Terza cosa, terzo esercizio che potete fare è capovolgere. Questo è un po' legato a quello che abbiamo detto adesso sulla risposta e la reazione, no? Allora, se io faccio sempre una cosa andando per punti, dall'1 al 10, ok? La farò sempre più o meno nella stessa modalità e mi darà sempre più o meno gli stessi risultati, dandomi sempre più o meno lo stesso livello di soddisfazione, fino a che la soddisfazione sarà praticamente nulla, perché non mi diverto più a fare quella cosa lì, la faccio sempre così, ok? Quindi una primissima cosa che potete fare è rovesciarla. Ad esempio, se dovete fare un report per un vostro cliente in cui gli fate vedere i risultati, voi fatelo normalmente come lo fareste sempre, poi quando avete finito lo prendete e lo rigirate dall'altra parte. Quindi guardate se l'ultima cosa che vi avete detto è perfettamente allineata con la penultima, e poi guardate se la penultima è allineata con la terz'ultima e così via, e troverete molto probabilmente dei buchi. Delle cose che normalmente non stavate osservando, perché a voi vi filava da 1 a 10 e da 10 a 9 vedete che il conteggio è un po' differente, ecco, e quindi vi accorgerete che probabilmente c'è qualcosa da aggiungere o da modificare. Quarto e ultimo esercizio, scrivi, disegna e recita. Perché? Perché noi facciamo quasi tutto il giorno la stessa cosa, che è stare seduti o in piedi, per chi ha la station in piedi, a digitare dei tasti. L'emisfero destro viene aiutato, viene
sollecitato tramite dei movimenti, perché è l'emisfero che è un po' più incline a concepire anche lo spazio-tempo, no? Quindi a dilatarsi nello spazio-tempo. Quindi se noi non facciamo dei gesti, dei movimenti, come anche solo scrivere, disegnare, mappare, fare una mappa di quello che stiamo facendo, che ci aiuta un po' a visualizzarla in un altro modo, no? Che non sia il modo standard in cui io ho un documento in Word che va da A, B, a C e D. Ecco, il fatto che noi lo disegniamo oppure lo scriviamo ci aiuta sicuramente. Ho aggiunto recitare perché a volte io quando ho bisogno di dire una cosa che mi mette nei dubbi, che ho paura di non dire bene, faccio le prove, come se fossi a uno scorso di teatro, dico le frasi che devo dire all'altra persona ad alta voce, provo a sentire che suono ha e provo a capire se quello che sto per dire, che dovrò dire in una call o in una riunione, suona bene o suona in un modo in cui io non mi aspettavo, un modo in cui non voglio che arrivi. E infatti questa invece l'ho aggiunta dopo, perché stamattina quando Nini ha parlato del fatto che la vita è anche rappresentazione, mi ci sono trovata molto, perché rappresentare è un modo, credo, molto utile di attivare il nostro emisfero destro. Ho quasi finito, faccio riassuntone. Il riassuntone è questo: se non lo vedo, non è detto che non esista. E come faccio a vederlo? Lo devo vedere con tutto quello che ho a disposizione per vedere, che non è appunto solo l'emisfero sinistro, non è solo l'emisfero destro, è tutto il corpo, è tutta la percezione che ho. E quindi proviamo a usare tutte le percezioni che abbiamo, tutte le nostre possibilità, anche se non ci possiamo annusare, toccare e stringere. E quindi come possiamo concludere questa cosa qua? Io tutte le volte che intervengo da qualche parte, portatemi dalla pazienza, ci metto un quadro alla fine, perché magari se ho detto delle stupidaggini dall'inizio alla fine, almeno uno si guarda un bel quadro e fa sempre piacere. E in questo caso ho scelto questo quadro che è di Magritte, che mi pare evidente, si chiama La corda sensibile. In questo quadro Magritte prova a pensare a perché una nuvola è sospesa in cielo e cosa c'è che noi non stiamo vedendo. Probabilmente c'è una corda che noi non vediamo, oppure probabilmente che la tiene dal cielo, oppure probabilmente c'è un enorme bicchiere di cristallo che la sostiene. Ecco, quindi quando noi non siamo tranquilli nel fare quello che stiamo facendo, ci sono dei momenti in cui ci sentiamo scoraggiati, siamo stanchi di stare sempre in casa, sempre davanti a questo monitor, di non poter interagire con le persone, ok? Proviamo a immaginare degli altri mondi che sono sempre quello che stiamo vivendo, ma che possono essere visti da un altro punto di vista, tipo appunto una corda sensibile che sospende le nuvole. Ho finito. Grazie davvero Alessia. Grazie Alessia. Io stavo provando a fare l'esercizio con le mani, ma devo essere la persona più scoordinata del mondo. No, magari... non riuscivo neanch'io. No, basta esercitarsi. No, ok, ma dopo magari metti un tutorial da qualche parte. Perché... si chiama Paradiddle, se vai su YouTube ce n'è che ce n'è. Fantastico. E a tamburellare. Grazie a voi. Grazie. Grazie Alessia. Ciao. Ciao.